Allora, siamo in diretta nella bellissima Piazza Kursaal a Grottammare, provincia di? Ascoli Piceno. Ok, abbiamo i musicisti che si stanno preparando. I musicisti si stanno preparando? Ci siamo. Siamo già pronti. Sì, lo vedo, lui è... vero! Il mio secondo nome è pronto. Pronto. Andrea, pronto? Gagliardi. Ma soprattutto abbiamo con noi... Oddio. Allora, nome d'arte o... Nome d'arte, arte. L'arte è qualcosa che si mette da parte. Allora, Child in the 80s. Seguite la pagina. Seguite la pagina. C'è il click del video, cioè nel senso, sì, guarda, così, clicca qua, su, chiaro, giù. Attenzione, qua, così. O come si pronuncia esattamente Killed in the 80s? Questa è una cosa che tipo ieri quando ti sei presentato che io non ho capito, ho detto "Ma chi cazzo è questo?". Piacere, io sono Alessio. Lui ha capito subito però. L'inquadrato. Lui sì, ha capito subito, lui è un tizio oscuro di retro 80. Qua è tutto retro, cioè stare attenti, infatti bisogna stare attenti. Siamo tutti arretrati. Scusate, vabbè, se ogni tanto il mio sguardo volge altrove, ma tutto no, tu non puoi. Ah, ok, va bene. Dopo, sai, bisogna far filmare le liberatorie. Ah, le liberatorie, vero, però... Ci troviamo qui a... Quindi non posso fare vedere il cane? Sì, il cane posso farlo vedere, ma lei no. Okay, no. Siamo qui a Retromania 80. Stanno montando il palco per la serata. Stasera ci sarà un grandissimo concerto. Sì, sì, sì. Ospiti tipo il signore in bicicletta. No. Ci sarà niente. No, il signore in bicicletta no, non c'è. Accidenti, però vorrebbe. Ecco, devo andare a lavorare. Alla domenica. Ma c'è qualcuno che lavora. Va bene. E niente, siamo qua adesso, facciamo poi un giro alle bancarelle che ho visto tante cose carine da comprare. Sì, ma io devo accompagnare fuori il commento tecnico, no? Ah, che si alza alle 2 di notte per andare a lavorare. Io cosa devo stiamo fare? Stiamo riprendendo? Sì, sì, sei in diretta su www.gliani80.com. Sentite loro che citano i Goonies a manetta. Ah, vediamo, vai. Cominceremo dalle ditine piccoline cicciottelle, poi con le manine paffutelle e poi con le braccette rotondette. Quando si dice che non si esce vivi dagli anni 80, è così, loro sono già morti. E poi voi siete giovani, quindi non ha... tu... Aspetta, giovani a chi? Fermi ah no, no, te no, te, te no, lui no. Attenzione, attenzione, non cliccate qua perché può essere pericoloso, ecco. Perché è interattivo il nostro canale. Ah, beh, figo. Sì, 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 sì. Ad esempio, adesso i capelli lunghi. Davvero? Wow, sì, sì, sì. lui, ad esempio, è invecchiato, è vecchissimo. Guardatemi, no, tu scusami, tu quanti anni hai? Quanti me ne dai? Quanti me ne dai? Non sei una donna. Non abbiamo anni da darti. A posto. Non avrai 27 anni. Quasi. È così fotogenica. Quindi gli anni 80 li hai vissuti a posteriori. Esatto. Li hai vissuti negli anni 90. Ma sembra qua. Male. A casa sua gli anni 80 sono arrivati nel 96. Vabbè, avevo tutte videocassette anni 80, tipo quelle sconce. Esatto. Le cose di Lino Banfi. Vabbè. A un certo punto Loretta Goggi canta "Io nascerò"